Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly. Nello scorso episodio vi ho presentato quattro youtuber italiani che trovo veramente molto bravi ed interessanti. Oggi vorrei continuare presentandovi quattro progetti nati su YouTube Italia che trovo veramente molto interessanti. Cominciamo quindi questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road, edizione In the House. Progetto che vi presento è di un vignettista. Lui è molto attivo sui social, particolarmente su Instagram e su Twitter, ma qui su YouTube ha realizzato qualcosa sempre di relativo alle vignette che realizza, che quindi hanno un altissimo contenuto satirico e una grandissima ironia sul mondo attuale, ma che nel caso del progetto realizzato su YouTube, quindi anche un progetto di animazione, riguarda la satira sulla società moderna, sull'argomento della religione e dell'ateismo. Sto parlando di Smeriglia. Prima di continuare, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate, iscrivetevi, e il progetto di cui sto parlando si chiama Preti e ancora Preti, un po' come se fossero la prima e la seconda stagione dello stesso progetto. È un progetto particolarmente irriverente sull'argomento della religione e dell'ateismo, è un progetto intriso del giusto livello di ironia, in grado quindi di lasciar sorridere, ma di lasciar anche riflettere sugli argomenti che vengono trattati, e per questo ve lo voglio segnalare, perché lo trovo un contenuto molto molto interessante, è un contenuto che consiglio veramente a tantissimi, è un contenuto satirico, un contenuto ironico, ma non è un contenuto particolarmente offensivo, per così dire. Sicuramente, appunto, apre molto alla riflessione. Il secondo progetto che vi presento è un progetto di critica cinematografica, nello specifico critica al cinema italiano. È un progetto non esattamente italiano, perché lui è sammarinese, e quindi se lo conoscete sapete già di chi sto parlando, e se non lo conoscete malissimo. Lui è Mighty Pirate Project, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e iscrivetevi subito. Mighty Pirate è un po' l'edizione italiana, pardon, sammarinese, non iscritta al sindacato del Nostalgia Critic. Però in realtà ci sono molte differenze con il buon Doug Walker, anche se la carica di rabbia che contraddistingue il buon Mighty Pirate è molto simile alla carica di rabbia che viene a Doug Walker in determinati momenti. Michele ha realizzato innanzitutto una playlist che si chiama Moccia Time. Al di là di questa playlist, che è molto simpatica, è molto divertente, perché comunque con l'ultimo Moccia Time c'è stato anche un importantissimo incontro, in cui c'è stato soprattutto questo grande chiarimento. Alla fine quelle di Michele sono delle critiche, non sono degli insulti regalati semplicemente fini a se stessi, e comunque i suoi video sono molto divertenti e rappresentano una interessante critica cinematografica, al di là dell'idea del personaggio che urla e sbraita. Il buon Michele ha analizzato anche altri prodotti della cinematografia italiana, e prodotti più o meno famosi, prodotti più o meno passati in secondo piano o divenuti famosi magari proprio grazie agli youtuber, e sicuramente dando la giusta visibilità e un'analisi comunque il più possibile interessante ed imparziale di ogni prodotto cinematografico che ha analizzato. Per questo ve lo consiglio tantissimo. Come ripeto, Michele è molto bravo, è un personaggio molto divertente in questo infervorarsi molto quando parla del cinema, quindi ci può stare benissimo. Il terzo progetto di cui voglio parlarvi oggi, sviluppato su YouTube, è un progetto che riguarda il gioco di ruolo. No, non sto parlando di videogame, sto parlando di gioco di ruolo vero e proprio, basato sullo stesso principio di Dungeons and Dragons. Il progetto è sorto sulle ceneri del canale di Simone dei Fancazzisti Anonimi e si chiama Intail. Prima di continuare, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda. Se non conoscete il progetto, andate e iscrivetevi. Per presentarci il progetto del gioco di ruolo Intail, quello che hanno fatto i ragazzi sono due importanti e lunghe sessioni di gioco, e seguiranno altre sessioni di gioco, che ci vengono presentate un po' come se fossero le due stagioni del gioco Intail. È un gioco dagli sviluppi molto molto interessanti, e le due sessioni di gioco sono non solo molto coinvolgenti, sono due sessioni di gioco molto lunghe, tanto da essere divise in episodi di circa 50 minuti, un'ora l'uno, tranne la seconda sessione, che ha episodi che arrivano a sforare l'ora, e l'ultimo episodio addirittura quasi di due ore, ma
Ma al di là della lunghezza, il gioco è molto coinvolgente, la trama è veramente molto interessante, attira molto la curiosità, è sviluppata molto bene e soprattutto sono stati coinvolti tantissimi youtuber italiani in questo gioco di ruolo ed è una cosa che l'ha reso ancora più interessante. Quindi se non conoscete il progetto vi consiglio decisamente di andare a dargli un'occhiata perché secondo me merita veramente tantissimo. Concludo con il progetto dell'amico palermitano Filippo che ci presenta sul proprio canale YouTube contenuti nerd di altissima qualità destinati al mondo dei fumetti e dei cinecomic, non solo parlandoci dei fumetti e dei cinecomic e dei comics più famosi, ma anche delle cose più collaterali, delle cose un pochino più differenti della storia che c'è dietro determinati fumetti, dietro determinati supereroi, dietro determinati personaggi, della storia sviluppata nell'ambito fumettistico, della storia come si è sviluppata nell'ambito cinematografico, con dei contenuti decisamente molto molto interessanti, anche se lunghi in certi casi, eppure molto coinvolgenti e incredibilmente approfonditi. Il progetto è altro quando, prima di continuare, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda. Se non conoscete Filippo, andate e iscrivetevi al suo canale, anche se dubito che non conoscete Filippo, visto che tra l'altro è un ospite pressoché fisso delle live di Matioski, vista la sua grandissima preparazione tecnica proprio sull'argomento fumetti, comic e argomenti nerd in genere, ed è molto molto bravo, quello che realizza è molto interessante. Filippo, tra l'altro, è stato anche ospite del mio canale in un paio di collaborazioni, quindi sono sicuro che lo conoscete già, ma se non lo conoscete già, male, recuperate, andate e iscrivetevi al suo canale, diffondete i suoi contenuti perché sono contenuti molto molto interessanti. Se siete appassionati o interessati all'argomento fumetti troverete grandissimi approfondimenti veramente molto ben curati. Insomma, questi erano quattro progetti sviluppati sulla piattaforma di YouTube Italia che trovo veramente molto interessanti. Ed ecco la mia domanda, voi che cosa mi dite? Innanzitutto conoscevate questi quattro progetti? Conoscevate già questi quattro canali? Oppure no? Sono riuscito a farvi conoscere qualche canale che non sapevate esistesse. Ci sono altri progetti sviluppati su YouTube Italia che trovate interessanti e vorreste farmeli conoscere? Parliamone nei commenti qua sotto oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Anche oggi ho concluso, spero di essere riuscito a farvi conoscere una pagina interessante di YouTube Italia. Se ce l'ho fatta, come sempre, vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social. Iscrivetevi al mio canale, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. In più, con il buon profumo di nuovo iscritto arrivano sempre canali YouTube interessanti, che è anche un valore aggiunto. Vi ricordo il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social e piccole curiosità dietro le quinte. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe trattarsi sul diario di viaggio on the road, fatemelo sapere in un commento qua sotto. Bene ragazzi, io sono Grizzly, in compagnia della mia collezione di orsetti, e questo è tutto, per cui come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!